C'è un errore comune quando si parla di dieta, dimagrire, perdere peso, bruciare i grassi. Sapete qual è? È sperare di dimagrire senza fare niente. Beh, se si commette questo errore, dimagrire è quasi impossibile. L'errore di cui parlo è saltare la colazione o fare una colazione troppo povera. Tutti sappiamo che bisogna fare colazione al mattino, ma così è un'indicazione generica. La scienza invece ci dice esattamente quando e come farla. E alla fine del video vi svelo l'orario in cui fare colazione raccomandato dalla scienza per dimagrire 2 volte più velocemente rispetto a una dieta tradizionale. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace a altri nuovi video. Allora, lo studio arriva dalla University of Tel Aviv ed è stato pubblicato sull'autorevolissima rivista Obesity. Il link in descrizione. Condotto con l'aiuto di donne obese, ha finalmente dimostrato che fare colazione aiuta davvero a dimagrire e qual è l'orario migliore per mangiare al mattino. E anche come organizzare gli altri passi della giornata per massimizzare i risultati, ridurre il senso di fame e non avere carenze nutrizionali. Alla fine dell'esperimento, le donne che facevano colazione hanno perso il doppio della massa grassa rispetto alle altre donne. Ecco il trucco scientifico: dimagrire con la matematica. Ovvero mangiare il 50% delle calorie a colazione, il 36% a pranzo e il 14% a cena. Nelle diete tradizionali, invece, spesso è la cena il pasto più sostanzioso. Ed ecco l'orario a cui fare colazione secondo le più recenti ricerche, le 8 del mattino, o almeno tra le 7 e le 9. Ma come faccio a organizzarmi con i pasti? Io proprio non ci riesco! Si può fare con la naturopatia! Intanto sostenete anche voi la salute naturale mettendo mi piace, condividendo il video, iscrivendovi e abbonandovi al canale. Spiego come fare in descrizione. Il trucco della naturopatia funzionale integrata, il mio metodo, è organizzare i pasti in modo gerarchico, come indicato dalla scienza, ma sempre in base al senso di sazietà e alle esigenze dello stile di vita di ciascuno. In questo modo potete seguire questo schema anche senza pesare il cibo o contare le calorie. Per sapere come fare nel dettaglio, potete prenotare un coaching di salute e alimentazione sana con me o leggere uno dei miei libri che trovate sul mio sito. Fare colazione è importante e se fatta nel modo giusto aiuta anche a dimagrire. E non si dice chi ben comincia è a metà dell'opera? Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!